Re Salomone è una figura storica e mitica che ancora oggi affascina molti. Ne hai mai sentito parlare? È stato il terzo e più famoso re di Israele, che ha regnato per circa 40 anni nel X secolo anno corrente. È noto per la sua saggezza, ricchezza e potere, nonché per aver costruito il magnifico Tempio di Gerusalemme. Ma ha anche un lato misterioso e magico, che coinvolge leggende sulla sua relazione con demoni, angeli e geni. Esploreremo alcuni aspetti di questa affascinante personalità e cercheremo di capire perché è così importante per diverse tradizioni religiose. Re Salomone nella Bibbia. La principale fonte sulla vita e le imprese di Re Salomone è la Bibbia. In particolare i libri di un re e due cronache. Secondo questi resoconti, Salomone era il figlio del re Davide e di Bezzabea, la donna che aveva rubato a Uria, uno dei suoi generali. Prima di morire, Davide unse Salomone come suo successore, a discapito del suo figlio maggiore, Adonia, che cercò di usurpare il trono. Salomone consolidò il suo regno eliminando i suoi rivali e rafforzando le alleanze con i regni vicini. Uno degli episodi più famosi della Bibbia mostra la saggezza di Salomone nel giudicare una disputa tra due donne che sostenevano di essere la madre di un bambino. Salomone propose quindi di tagliare il bambino a metà e darne una parte a ciascuna, ma una di loro preferì rinunciare al figlio per salvarlo. Salomone capì che questa era la vera madre e le restituì il bambino. Questo caso impressionò tutto il popolo e fece sì che Salomone fosse rispettato come un giudice giusto e saggio. La Bibbia racconta anche che Salomone ricevette la visita della regina di Saba, una sovrana di un regno lontano, probabilmente in Etiopia o nello Yemen, che, dopo aver sentito parlare della straordinaria saggezza di Salomone, decise di venire a testarla con domande difficili. Salomone rispose a tutte loro e incantò la regina con la sua intelligenza e la sua ricchezza. Alcune leggende suggeriscono che abbiano avuto una relazione e un figlio, che sarebbe diventato il fondatore della dinastia salomonica in Etiopia. Un'altra grande impresa di Salomone fu la costruzione del Tempio di Gerusalemme, che ospitava l'Arca dell'Alleanza, l'oggetto sacro che conteneva le tavole dei 10 comandamenti. Il tempio era una meraviglia architettonica, adornato con oro, argento, bronzo, pietre preziose e legni pregiati. Salomone dedicò il tempio a Dio in una solenne cerimonia, durante la quale offrì migliaia di sacrifici di animali e recitò una preghiera chiedendo la benedizione divina per il suo popolo. Salomone investì anche nell'infrastruttura del regno, costruendo città fortificate, strade, porti e palazzi. Organizzò un sistema amministrativo efficiente, dividendo il territorio in 12 distretti, ciascuno con un governatore responsabile della raccolta delle tasse e della fornitura di provviste al re. Creò anche un potente esercito, dotato di carri da guerra e cavalleria. Ma ciò che più impressionava nel regno di Salomone era la sua ricchezza. Possedeva tesori inimmaginabili, frutto del commercio e dei tributi ricevuti dai popoli vicini. Faceva affari con paesi come Egitto, Fenicia, Arabia e persino con la lontana terra di Ofir. Riceveva carovane cariche d'oro, argento, avorio, spezie, animali esotici e altri prodotti. Il re Salomone nella magia. Nonostante tutti questi straordinari exploit, Salomone aveva anche i suoi difetti e peccati. La Bibbia racconta che si allontanò dalla via di Dio sposando molte donne straniere, le quali lo indussero ad adorare altri dei e praticare l'idolatria. Nel periodo in cui regnava con saggezza e prosperità, il re Salomone prese una decisione che scontentò profondamente Dio. Decise di sposare centinaia di donne, violando così le leggi divine e i suoi principi. Salomone non aveva solo alcune mogli, ma ben 700, oltre a 300 concubine. Questa scelta, anziché portare armonia, scatenò l'ira di Dio. Sposando tante donne di diverse origini, Salomone permise che credenze strane e pratiche non approvate da Dio entrassero nel suo regno. L'adorazione di altre divinità si diffuse, il che era espressamente proibito dai comandamenti di Dio. La disobbedienza di Salomone lo allontanò non solo da Dio, ma danneggiò anche il popolo di Israele, portando alla corruzione spirituale e al decadimento morale. Dio, nella sua giustizia, decise di punire Salomone e la sua discendenza. Dopo la morte del re, il regno di Israele fu diviso come diretta conseguenza delle cattive scelte di Salomone. Leggende e miti su Salomone. Ma ci sono altre storie su Salomone che non si trovano nella Bibbia, ma in libri apocrifi, leggende e tradizioni ebraiche, arabe e cristiane, che rivelano un lato nascosto e soprannaturale del re. Secondo queste fonti, Salomone era un grande mago, capace di controllare gli spiriti dell'aria, dell'acqua, della terra e del fuoco. Possedeva un anello magico,
donato dall'Arcangelo Michele, che gli permetteva di evocare, sigillare e comandare i demoni. Con l'aiuto di questi esseri, costruì il Tempio di Gerusalemme, ma compì anche altre opere meravigliose, come un trono d'avorio che si muoveva da solo, un tappeto volante che trasportava il suo esercito e un calice di vetro che rivelava il futuro. Si dice che Salomone abbia scritto diversi libri di magia, in cui insegnava come evocare e dominare gli spiriti, come creare talismani, amuleti e pentacoli, come curare malattie e come ottenere ricchezza e potere. Questi libri, noti come le Chiavi di Salomone o Clavicula Salomonis, sono stati preservati e trasmessi attraverso generazioni di maghi, alchimisti e occultisti che cercavano di svelare i segreti del re saggio. Morte e eredità. Salomone, il grande re di Israele, morì intorno al 930 anno corrente, dopo aver regnato per circa 40 anni. La Bibbia non fornisce molti dettagli sulle circostanze della sua morte, ma sappiamo che lasciò un regno diviso e in crisi. L'eredità di Salomone fu ambivalente. Da un lato, fu un costruttore straordinario, che eresse il magnifico Tempio di Gerusalemme e altre grandiose opere. Fu anche un saggio, che scrisse proverbi, canti e preghiere. Espanse il commercio e le alleanze con altre nazioni, portando prosperità e prestigio a Israele. Dall'altro lato, Salomone fu un sovrano oppressore, che impose pesanti tasse e lavori forzati al suo popolo. Si allontanò dall'adorazione dell'unico Dio e si immerse nell'idolatria delle sue numerose mogli straniere. Questo provocò la ribellione delle tribù settentrionali, che si separarono dal regno dopo la sua morte. Lasciò ai suoi successori e alla storia di Israele un'eredità di gloria e tragedia. Come si può vedere, il re Salomone ha una personalità complessa e sfaccettata, che suscita interesse e curiosità in molte persone. Fu un re, un saggio, un mago e un profeta, che lasciò un'impressionante eredità nella storia, nella cultura e nella religione. Fu anche un uomo fallace e peccatore, che commise errori e ne subì le conseguenze. È un esempio di grandezza e umiltà, di luce e ombra, di gloria e declino. È un mistero che ancora ci affascina e ci sfida. Grazie per la vostra attenzione, alla prossima storia!